Il tennis, da quello che mi ricordo, insomma, è uno sport abbastanza complicato. Non è che è più difficile degli altri, è un pochino più complicato se si gioca a un certo livello. Però è uno sport individuale, per cui insegna soprattutto a cavarsela da soli. È uno sport dove devi trovare soluzioni, non è uno sport che finisce in pochi secondi, in pochi minuti, la partita dura molto, per cui diventa tutta una storia durante il match. Ed è uno sport molto completo, perché è molto fisico, ma è anche molto mentale, per cui bisogna essere forti anche di testa. Il padel invece è, diciamo, una derivazione del tennis, che adesso va molto di moda, è soprattutto molto divertente, è molto social perché in tutti i circoli che hanno il padel si crea una socialità tra le persone che si incontrano, cominciano a mandarsi i WhatsApp per organizzare le partite e poi è molto più facile del tennis perché avendo un attrezzo più corto e un campo un po' più piccolo, è vero che è complicato per quanto riguarda le pareti, i vetri, però insomma. A paddle, se uno gioca 4-5 volte, già comincia a fare una partitella dove si diverte anche.